tutti, sono Daniele Cenci, sono un igienista dentale. Oggi vi do qualche consiglio per migliorare la vostra salute orale. È importante la salute orale in quanto correlata con altre malattie a livello sistemico come diabete, malattie reumatiche, malattie cardiovascolari. Quindi è importante fare dei controlli semestrali da un igienista o da un odontoiatra. Per tenere sotto controllo e per migliorare sempre di più la qualità della salute orale. Se una gengiva sanguina non è una situazione normale, ok? Come quando abbiamo una ferita sul corpo, la ferita va curata. Quindi, allo stesso modo, dobbiamo prenderci cura delle nostre gengive. È importante recarsi da un igienista dentale che vi insegni al meglio come utilizzare uno spazzolino, perché la qualità è molto più importante della quantità. Se avete problemi di bruciori della bocca, possono essere correlate ad altre patologie sistemiche o autoimmuni, quindi è fondamentale comunque prendersi cura del cavo orale in generale. Per chi invece vive con delle persone che non sono autosufficienti, è fondamentale che vengano eseguite delle manovre di igiene orale, quindi quotidianamente con delle garzine, magari bagnate con colluttorio o con clorexidina, che vengano passate su tutte le mucose, che vengano spazzolati i denti con delicatezza, quindi non essere troppo aggressivi per evitare di creare dei danni. Questo è fondamentale al fine di mantenere un buono stato di salute, della bocca, che può ripercuotersi anche sulla vita quotidiana, perché se dovessero insorgere dei dolori, di qualsiasi tipo, la persona magari potrebbe avere difficoltà ad alimentarsi o comunque lamentare dei dolori che non si rischia di non capire a che cosa siano riferiti.